3 mesi al terremoto siamo ancora in piena emergenza, perché abbiamo un po' la situazione di prima, persone nelle tende, persone al mare, non è partita ancora, non dico la ricostruzione, ma la sistemazione delle case con danni lievi, quelle B e C che sono quelle per le quali esistono dei danni strutturali sui quali pensiamo di poter intervenire nel giro di qualche mese. La principale esigenza innanzitutto sarebbe quella di avere tranquillità che il terremoto finisse, un po' difficile. E dal punto di vista psicologico c'è questa grande incertezza che domina sulla vita di tutti, che è il problema più serio. Linea Amica, io esprimo una grande gratitudine perché Linea Amica è intervenuta, sta intervenendo e interverrà ancora di più in settori decisivi. Ad esempio l'operazione c'è stata per rintracciare i cittadini per la vicenda del gas, adesso sarà su tutta la segnalazione per quanto riguarda tutte le informazioni e noi stiamo cercando di fare una specie di URP, di ufficio di relazione col pubblico telefonico. Devo dire che sono molto grato all'impegno di Linea Amica, che in alcune situazioni forse è stata anche risolutiva. Io ringrazio il ministro Brunetta per aver messo a disposizione questa struttura, lo ringrazierò personalmente.